Buonasera e bentrovati. Proseguiamo il nostro viaggio virtuale alla scoperta dei musei del cibo e delle eccellenze gastronomiche della Food Valley, terra di cultura, sapori e paesaggi. Do il benvenuto e ringrazio Umberto Boschi, presidente del Consorzio del Salame di Felino. Buonasera, Grazie. presidente. Buonasera, grazie. Saluto e ringrazio Giancarlo Gonizzi, coordinatore dei musei del cibo e curatore di questo ciclo di incontri. Bentrovati tutti, buonasera. Oggi visiteremo il Museo del Salame di Felino, quindi ci muoveremo nei magnifici ambienti che un tempo ospitavano la cucina e le cantine del Castello di Felino e scopriremo la storia del principe dei salami, fra gastronomia, norcineria e produzione, da quella più antica a quella più attuale. Presidente Boschi, prima di iniziare la visita, un doveroso cenno al Consorzio del Salame di Felino. Quando è stato fondato e quali obiettivi persegue? La costituzione del consorzio è del 2011 e è un consorzio che comprende 14 aziende e che è stato appunto creato, costituito col fine di ottenere, come poi è stato nel 2014, la delega da parte del Ministero per la protezione e promozione del IGP, Indicazione Geografica Protetta Salame Felino. Quindi noi, il consorzio ha una veste ufficiale di tutela per conto del Ministero, del MIPAF. Bene, che bilancio può fare dopo un anno di emergenza sanitaria? Come sono andate le vendite del salame di Felino? Ma le vendite sono rimaste stabili. La produzione, anche la produzione, perché il tempo di stagionatura del salame è talmente breve che, diciamo, nell'anno si comprende la produzione e la vendita. Quindi siamo con un circa 3% di aumento della produzione e quindi del prodotto stagionato che è stato venduto in pratica. Siamo sempre attorno al 3% di aumento. Bene, so che è difficile fare previsioni, ma per il 2021 che cosa vi Il aspettate? 2021 noi innanzitutto speriamo in un'apertura come tutti sperano che finisca questo periodo. E però nonostante quello noi almeno un altro lieve aumento pensiamo di poterlo avere anche nel 2021. Adesso, nel 2020, l'anno della pandemia, ha visto un aumento delle vendite del salame felino affettato, perché per forza di cose, con i ristoranti chiusi e l'Horeca che ci ha penalizzato, è migliorata invece la vendita del salame felino in vaschetta. Comunque noi speriamo di tornare a vedere il nostro salame nei ristoranti, nelle trattorie di Parma e di tutta Italia, insomma. Bene, questo l'auguriamo anche noi. Io la ringrazio, Presidente, e la saluto. E a questo Grazie punto, Giancarlo, io lascio la parola a te e direi che potremmo iniziare la visita. a voi. Bene, grazie. Provo a condividere lo schermo. E a vedere per cominciare il nostro viaggio. E cominciamo il nostro viaggio come al solito un filmato generale che ci porta sul luogo. Stiamo volando sul Castello di Felino e scendendo nelle sue cantine, in questo luogo magico è allestito il Museo del Salame, piccoli attrezzi semplici che ci ricordano una tradizione antica e che ci permetteranno di vivere un'attività che si svolge su queste terre da migliaia di anni.
ma il nostro viaggio non si ferma solo al passato, perché arriva fino alle soglie del presente. Cercheremo anche di capire come si fa ancora oggi il salame di Felino. Eccoci tornati qua insieme e iniziamo il nostro viaggio, come sempre, con un'opera d'arte. Tu sai, Sabrina, che cos'è questa? Una formella? Sì, è una formella. È una formella che mostra un nostro antenato che sta lavorando in una cucina e, se puoi guardare, appesi al supporto della pentola che è pronta a cuocere sul fuoco, ci sono dei salami stesi ad asciugare. Dov'è che si trova? Non l'avevo mai vista, infatti ti chiedo, dov'è che si trova questa immagine, Giancarlo? Ecco, questa immagine si trova esattamente al centro della nostra città, si trova dentro il nostro battistero, risale al 1196 ed è stata scolpita da Benedetto Antelami, evidentemente aiutato da alcuni dei suoi allievi. Questo ci fa capire come questa scena fosse normale, quotidiana, centrale nella vita dei nostri antenati. Ci troviamo in una zona ben precisa del battistero, sulla prima balconata, dove sono normalmente disposte le statue dei mesi. E questa è la formella che raffigura il segno zodiacale dell'acquario. Siamo in pieno inverno, i salami sono appena stati preparati e sono a scaldare in cucina. E come mai ci sono quindi dei salami in battistero? Ecco, ti può stupire questa cosa, ma le nostre chiese sono piene di maiali e di salami. Te ne faccio vedere degli altri, così rispondo alla tua domanda. Se noi ci spostiamo di pochi passi, usciamo dal battistero e guardiamo con il naso all'insù sull'arcone del protiro, cioè di quel porticato che si apre davanti alla facciata della nostra cattedrale, troviamo un ciclo dei mesi in cui si vede, lo osservate qua in primo piano, un norcino che sta macellando un maiale. Ma non solo a Parma, possiamo spostarci ancora nella nostra grande pianura padana. Se andiamo a San Zeno, a Verona, sempre nell'architrave del protiro, cioè del porticato che è anteriore all'ingresso principale, troviamo una scena molto interessante. Lo vedete anche voi, ci sono i tre mesi, settembre, ottobre e novembre. Nel mese di settembre c'è la vendemmia, un contadino che sta pigiando l'uva, ma questo ci riguarda in un altro momento, quando andremo a visitare il Museo del Vino. Mentre nel mese di ottobre vediamo una scena molto interessante. Ci sono dei maiali che stanno mangiando, si stanno cibando di ghiande che vengono battute da un contadino che le fa cadere dalle fronde di una quercia. Mentre nel mese di novembre troviamo la scena della macellazione del maiale. Tutto questo ci fa capire come la presenza del maiale nella cultura contadina fosse estremamente antica. Questa attività però risale al Medioevo? No, in realtà è una cosa che viene da molto, molto più lontana. Arriva da molto tempo prima. E tu pensa che al di sopra del colle che ospita il castello di Felino si trova un altro colle che prende il nome di Monte Leoni. E qui gli archeologi hanno trovato i resti di un insediamento preistorico e ai piedi del colle, facendo gli scavi archeologici, hanno trovato un enorme getto di ossa di maiale. Questo ci fa capire che già nella preistoria i nostri antenati allevavano i maiali per nutrirsene e evidentemente le ossa inutilizzabili andavano tutte a finire nello stesso angolo, nello stesso mucchio. A ricordare un collegamento fortissimo tra Felino e il maiale, che risale proprio
all'epoca preistorica, ma ancora i Celti e successivamente gli Etruschi hanno continuato questa attività. Devi sapere, Sabrina, che lo sviluppo dell'attività salumiera nasce fondamentalmente da due esigenze, ma anche da una straordinaria opportunità del nostro territorio. La prima esigenza è quella di fare in modo di sopravvivere durante l'inverno, quando i prodotti agricoli sono scarsi, e fare in modo che la famiglia contadina possa superare il periodo freddo. Ecco la necessità di conservare le carni, conservare anche altri prodotti. Chi ci ha seguito nelle settimane precedenti aveva già colto come il formaggio fosse una conserva di latte, esattamente come la pasta fosse una conserva di grano. Ecco, i salumi di cui stiamo cominciando a parlare oggi e di cui parleremo anche nelle prossime settimane sono delle conserve di carne, delle conserve di maiale. Ma per conservare la carne, oltre al freddo, c'è un ingrediente che è fondamentale, il sale. Ora, noi abbiamo avuto una fortuna straordinaria, la fortuna di avere tra le colline del nostro Appennino un luogo dove sgorgavano delle sorgenti di acqua salata. Questo luogo esiste ancora, si chiama Salso Maggiore, anche Salso Minore, evidentemente. Oggi non sgorgano più sorgenti, ma ci sono dei pozzi da cui viene estratta l'acqua. Quell'acqua che oggi viene usata prevalentemente per scopi termali, scoperti nell'Ottocento, ma che per migliaia di anni i nostri antenati hanno utilizzato per far bollire e per ricavare il sale. Tu pensa come poteva essere più semplice e più comodo avere il sale a Salso Maggiore piuttosto che doverselo andare a prendere a piedi o a cavallo fino in Romagna, fino al mare Adriatico. Quindi la presenza di acque salse che permettevano di ricavare il sale favorì enormemente nel corso dei secoli l'attività salumiera di tutto questo territorio. È un elemento essenziale. Se noi non mettiamo a fuoco questo aspetto, noi non capiamo perché oggi Parma è la capitale della Food Valley, noi non capiamo perché c'è il prosciutto a Parma, non capiamo perché c'è il salame, non capiamo perché c'è il culatello. È il sale che ha fatto da volano a tutta questa attività. E l'ha fatto in una maniera assolutamente straordinaria, perché non era sufficiente il fatto che ci fosse del sale, ma la posizione strategica di Parma ha giocato un ruolo molto importante. Infatti, quasi tutti ricordano che nel 183 a.C. Viene fondata la città di Parma, lungo il tracciato della Via Emilia che Marco Emilio Lepido sviluppa nel 187 a.C., ma su un percorso preesistente già in epoca preistorica. Però quasi nessuno si ricorda di un fatto importante, che Marco Emilio Lepido aveva già fondato, anzi fonderà nel 177, l'Uni, il porto che si trova sul mare Tirreno. Ora, oggi noi parliamo di Tirreno Brennero, i romani alla loro maniera l'avevano già fatta, perché avevano creato una strada che da Parma arrivava a Luni, passando attraverso il valico del Monte Valoria, oggi possiamo chiamarlo il Passo della Cisa, e che congiungeva la pianura con il grande porto sul Tirreno. In una settimana le navi da Luni potevano portare le merci fino a Roma, ai mercati della capitale. Quindi tutto il territorio parmense diventava una sorta di immensa dispensa a disposizione della capitale. Voi capite che oggi siamo abituati a tempi più veloci, ma se andiamo indietro di 2000 anni, avere delle merci che sono arrivate dalla pianura attraverso l'Appennino e che in una settimana arrivano a Roma è una capacità logistica straordinaria. Questo fa sì che Parma e il suo territorio non lavori solo per produrre del cibo per l'autosussistenza, ma produca
del cibo in quantità ben superiore alle necessità della popolazione, destinate alla esportazione, quindi alla capitale. Questo fatto cambia completamente la testa, la mente delle persone che lavorano in un modo diverso. Infatti, noi dobbiamo immaginarci una pianura un po' diversa da quella che conosciamo oggi, tutta lavorata con i campi arati e coltivati a prato stabile per il parmigiano o con le nostre belle produzioni di pomodoro o di grano. Noi dobbiamo immaginare una pianura acquitrinosa, completamente ricoperta di boschi di querce, dove ci sono delle mandrie di migliaia di maiali che si nutrono allo stato brado. Mettendo insieme questa grande pianura alluvionale, le grandi quantità di maiali e la disponibilità di sale, nasce una capacità produttiva straordinaria che permette di rifornire di salumi, di prosciutti, di salami, di insaccati vari, l'intero esercito romano. Questa è la storia che ci si apre nel momento in cui entriamo nel castello di Felino. Provo finalmente a entrare al museo. Vediamo se riesco a a farvi vedere. Mentre cerchiamo di entrare, io ringrazio tutti i presenti, ci sono in tanti stanno commentando, Giancarlo ti fanno i complimenti e appunto io dico loro che se ci fossero domande possono sicuramente scrivere, alla fine poi del tuo intervento risponderai. Certo, con molto piacere, volentierissimo. Sto cercando di, eccolo qua, di condividere lo schermo intero. Bene, siamo nel cortile del castello di Felino e il glicine è già fiorito quando abbiamo fatto le nostre foto, evidentemente siamo un po' in anticipo sui tempi. Proviamo a tuffarci nelle cantine. Eccoci qua, stiamo scendendo, scendiamo in cantina e andiamo a visitare il nostro piccolo museo. Un museo piccolo ma suggestivo e molto particolare. Eccoci nell'atrio e avanziamo. Almeno ci provo. Abbiate un attimo di pazienza. Eccoci qua. Allora, la prima cosa che vorrei mostrarvi è proprio lui, il protagonista della nostra visita, ed è il maiale. È un maiale nero, riuscite a vederlo? Mi confermi, Sabrina, che ci vedono i nostri maialini neri? Lo vedo. E io ti chiedo, come mai lo chiami maiale nero? Ecco, non lo chiamo nero perché è cattivo, anzi, era buonissimo, perché in origine la varietà allevata sul nostro territorio aveva il pelo scuro ed era proprio chiamato maiale nero. Un maiale abbastanza piccolino. Mario Zannoni, che ha curato con grande passione e intelligenza questo museo, ha fatto delle ricerche d'archivio straordinarie per andare a ricostruire il peso medio del maiale dai documenti d'archivio. Ecco, nel 1500 il nostro maialino pesava mediamente 80 kg. Maiale piccolo, con le zampe lunghe, che girava nel bosco da solo, che si nutriva di radici, di foglie, di vegetali, e che durante l'autunno, come abbiamo visto prima dalla formella di San Zeno, si faceva scorpacciate di ghiande che gli permettevano di ingrassare prima dell'inverno e di superare l'inverno a lui piacendo. Ma normalmente gli uomini intervenivano per macellarlo e l'aroma delle ghiande, che non sono commestibili per gli umani, invece davano un aroma straordinario, strepitoso e rendevano saporosissime le carni di questo maialino, che è cresciuto un pochino di stazza nel corso dei secoli, lo vedete, ma che poi intorno alla seconda metà dell'Ottocento
viene ibridato con maiali che vengono importati dall'estero. Sì, perché succede che durante l'ultimo ducato dei Borbone degli agronomi vengono spediti in Inghilterra e ne riportano dei maiali inglesi tipo large white, bianco grande, largo, che hanno una resa molto superiore. Che cosa significa una resa superiore? Vuol dire che il nostro maialino diventava maturo in 2 anni, ci impiegava 2 anni per poter essere pronto per essere macellato. Il large white, dopo 1 anno di vita, era pronto per essere macellato. Vi rendete conto che è una lotta impari? Inizialmente ci sono degli incroci, poi il maiale nero quasi scompare, rimane in piccole zone nell'Alto Appennino, dove continua a vivere allo stato brado e dove viene fortunatamente salvato e recuperato a partire dagli anni 90 del Novecento, tant'è che oggi ci sono alcune produzioni particolari di nicchia che usano ancora il maiale nero, conservandoci in qualche maniera la saporosità di quelle carni. Ve lo faccio vedere perché non è solo un disegnino, ma è un maiale molto più piccolo di quelli grandi normalmente utilizzati per produrre i prosciutti, con il pelame che è scuro perché si rifà inevitabilmente alla sua origine di cinghiale, che ovviamente si porta appresso. Qui lo vedete in un'immagine alla bassa parmense, ma poco importa, è sempre un maiale nero di Parma, che è stato riconosciuto proprio come varietà specifica ed è stata inserita nell'albo delle varietà suine. Vediamo, tornare sui nostri passi. Esatto, io di fronte ai maialini ho visto una medaglia, chi raffigura? Adesso te la faccio vedere, tu hai un occhio molto, molto vispo, e sei molto brava, meno male che mi aiuti perché sennò ci perderemmo. Questo signore si chiama Nicolò Piccinino, è esattamente di fronte ai maialini, c'è un leggio che mostra questa medaglia che è stata coniata da Pisanello, uno dei grandi medaglisti del nostro Rinascimento. Come mai Nicolò Piccinino sta lì? Perché abbiamo messo la medaglia al Museo del Salame? Perché questo signore, che faceva il capitano di Ventura per conto del Duca di Milano, nel 1436 scrive una lettera in cui ordina di procurargli porcos viginti a Sallamine, cioè portatemi 20 maiali per fare dei salami. Lui ha bisogno di maiali per rifornire la propria guarnigione di militari. Ed è la prima citazione della parola salame, salamine, che noi troviamo nella documentazione di Parma. Ecco, secondo te, Sabrina, da dove viene la parola salame? È sicuramente legata alla parola sale. Esattamente, proprio dalla parola sale, perché è necessario il sale. Ma io prima vi ho parlato delle acque salate di Salso Maggiore, ma non vi ho spiegato perché ci vuole il sale. La funzione del sale è fondamentale perché estrae l'acqua. Immagino che tutti voi possiate fare una prova o l'abbiate già fatta nel corso della vostra vita. Se voi vi grattugiate un po' di carote, vedete che la vostra ciotola contiene le carote e basta. Se ci mettete il sale, dopo pochi minuti, vedete che le carote fanno l'acqua. Alla stessa maniera, quando prepariamo le zucchine o i pomodori, mettendo il sale, sappiamo tutti per esperienza che sgrondano l'acqua. È il sale che fa uscire l'acqua. Togliendo l'acqua dalla carne, il sale impedisce ai batteri di sviluppare delle attività che danneggerebbero la carne e quindi consentono alla carne di durare nel tempo, a vantaggio nostro che ce la mangiamo noi al posto dei batteri. Che può sembrare un giochetto, ma in realtà è frutto di un'esperienza millenaria. Il sale diventa fondamentale. Nicolò Piccinino è la prima persona che cita il salame in termini a cavallo fra il latino e la lingua italiana. Ma Nicolò Piccinino è importante anche perché era capitano di Ventura e a un certo punto assedia anche il castello di Felino,
che si trovava al centro dello stato dei russi di San Secondo. Non è un caso che noi ci troviamo in un castello e che questo personaggio stia dentro il castello. Pier Maria Rossi aveva fatto del castello di Felino il centro amministrativo del suo regno. Verrà assediato, verrà anche espugnato e poi in parte raso al suolo. Ecco perché ancora oggi il castello di Felino ha questo aspetto un po' diruto, perché è figlio di alcune traversie di tipo militare. Adesso proviamo a spostarci e ad entrare in un'altra sala. Io ho visto che c'è una porta a fianco di Piccinino. Esatto, io ho percorso quella porta in modo un po' veloce, perché la nostra visita virtuale è un po' a scatti, e ci porta in questo ambiente. Guardatelo perché è un posto affascinante. Stiamo parlando delle cucine del castello. Se siete curiosi e andate a vedere le ultime scoperte che sono state fatte a Pompei, ad esempio il Termopoglia, vedrete che le cucine erano fatte tutte alla stessa maniera. Questo sistema di piani di lavoro in mattoni con i fornelli e sotto ovviamente venivano accesi i focolari, risalgono all'epoca romana, ma nel Rinascimento vengono ancora utilizzati in questa maniera. Sono dei luoghi affascinanti, magici, e qui è stato allestito in questo ambiente un tema particolare legato al salame. Il salame e la gastronomia. Adesso faccio io una domanda a Sabrina, spero che non me ne voglia. Secondo te, come se lo mangiavano una volta il salame? Ma immagino che lo cucessero. Non lo so, non ho idea, sinceramente. Non sono una grande cuoca, Giancarlo. Ma tu oggi come lo mangi il salame? Lo mangio crudo. Lo mangi crudo, però hai dato una risposta esatta, perché in realtà lo cuocevano. Eh sì, state bene attenti, perché il mondo è cambiato. Noi siamo convinti che la tradizione fermi le cose sempre alla stessa maniera, ma in realtà l'unica cosa che fa la tradizione è conservare il cambiamento. Allora, fino al 1500, i nostri antenati il salame se lo mangiavano bello cotto. E questo valeva per tutti i salumi, anche per i prosciutti. Qualunque tipo di salume veniva cotto. Guarda, c'è un relitto gastronomico che ci può aiutare. Tu conosci sicuramente il cotechino. Certo. Ecco, il cotechino è un salame che viene cotto. Quindi abbiamo un'idea di che cosa ci saltava fuori. Certo. Il cotechino è fatto con una parte con la carne più gommosa, è pensato per essere cotto. Però dobbiamo ricordare che l'evoluzione dell'igiene non era ancora così sviluppata da garantire la sicurezza del consumo di un salume crudo. Solo a partire dal 500 cominciamo a vedere, eccole qua alcune immagini di nature morte, dove si intravedono dei salami che sono crudi. Ve li faccio vedere più da vicino perché ho fatto l'ingrandimento. Eccolo qua. Qui siamo alla fine del 600. Giacomo Ceruti ci mostra una bella natura morta con salame che si trova alla Pinacoteca di Brera. Ci sono anche le noci e il pane, ma ce ne sono anche altri, almeno uno l'ho recuperato. Eccolo qui. Giacomo Nani, siamo nello stesso periodo, agli inizi del 700, anche qui vedete finalmente un salame tagliato a fette con delle fette crude. Quello che per noi oggi è abbastanza ovvio e scontato, in realtà è un fatto epocale e storico. Quindi vi prego di considerarlo, è una cosa molto molto importante. La domanda che voglio farti, Giancarlo, è perché il salame viene raffigurato nelle nature morte? Allora, intanto la natura morta è sempre un quadro che ha delle rievocazioni simboliche alle spalle, ma senza preoccuparsi di questo aspetto, dobbiamo considerare che il salame entra nelle nature morte perché è un salume
estremamente prezioso e pregiato. Io credo che il presidente Boschi ne possa essere fiero e orgoglioso. Il salame era il salume più costoso che esistesse. Molto più costoso, pensate, di quanto non potesse essere il prosciutto piuttosto che il culatello. Adesso te lo faccio vedere e poi ti spiego anche il perché. Te lo faccio vedere con un documento del 1776. È il calmiere della carne porcina salata, cioè il documento emanato dalle autorità che fissavano il prezzo massimo di vendita dei prodotti. Se tu guardi attentamente, scopri che il salame magro, che è il salame di felino di cui noi stiamo parlando, costa 40 soldi la libra e i culatelli costavano 38 soldi la libra. Quindi il prezzo più alto assoluto del calmiere era dato dal salame. Perché secondo te il salame costava di più? So già la risposta questa volta. Ah, hai studiato? Perché? Ho studiato, sì, per il pepe. Per il pepe, brava. Allora, proviamo a capire un pochino. Nel salame di felino, l'avete visto anche prima, ci sono degli acini di pepe. Ti faccio conoscere il pepe. Vediamo se sei stata veramente brava e hai studiato fino in fondo. Da dove viene il pepe? Il pepe viene dall'Oriente. Ok, però l'Oriente è un po' vasto, è un po' largo, è un po' indefinito. Soprattutto è misterioso. Allora, la pianta del pepe è una pianta originaria dell'India, che però veniva coltivata anche in Indocina, in Malesia e nelle Filippine. Tu pensa che questa pianta, che ti sto facendo vedere, riesce ad arrivare a un'altezza di 5 metri. Quindi è una pianta enorme, molto grande, ma per portare le sue bacche, i suoi frutti, bisognava partire dall'India e arrivare fino da noi. Provo a farti vedere, nella immaginazione dell'uomo occidentale, il viaggio del pepe. Questa, la vedete, è una mappa del Settecento con l'India. Il pepe che arrivava da questa zona, dalle Molucche, dalle Filippine, arrivava in India, veniva anche coltivata in India, e da qui via nave arrivava all'Asia, Asia Minore, poi attraversava il Mar Rosso, sbarcava nel deserto, attraversava il deserto, sbarcava nuovamente nel Mediterraneo. Proviamo a vedere ancora meglio il viaggio del pepe, in una ricostruzione molto semplice. Vedete Calcutta, a questo punto le strade che si aprono sono due, quella tradizionale che vi ho appena descritto e poi al Mediterraneo, ma a partire dal Settecento in poi, con la circumnavigazione dell'Africa, la rotta delle spezie si sposta completamente al di fuori e va a toccare il Portogallo. Ora, voi potete immaginare che questa spezia, che era conosciuta già in epoca romana ed è fortissimamente utilizzata nella cucina di Apicio, che è l'unico testo di cucina romana che ci è rimasto, era estremamente costosa, perché doveva fare un viaggio di migliaia e migliaia di chilometri, che durava più di 6 mesi, attraversando mari e deserti, per poter essere utilizzata. C'è un detto popolare antico che dice: chi ha del pepe lo mette anche sul cavolo, perché il pepe era uno status symbol, era una dimostrazione di potere economico, di forza. Mettere del pepe in una pietanza aveva innanzitutto una funzione molto precisa. Noi dobbiamo dimenticare che esiste il frigorifero, dobbiamo ricordare che i nostri cibi si alterano nel giro di pochi giorni, e quindi usare le spezie, che sia il pepe o quant'altro, era fondamentale per non avere, per coprire dei sapori non certo sempre gradevolissimi. Ma soprattutto il pepe era così costoso che solo pochi potevano permetterselo.
e quindi chi poteva permetterselo ne faceva sfoggio. Tu pensa, Sabrina, che nel 1500 Cristoforo da Messisbugo, che è lo scalco dei duchi di Ferrara, nel suo ricettario mette pepe e spezie sull'80% delle ricette, una cosa che per noi oggi sarebbe impensabile e semplicemente folle. Il commercio delle spezie e del pepe soprattutto era quasi esclusivo appannaggio della Repubblica di Venezia. Se tu vai a Venezia e vai in piazza San Marco e ti giri intorno, ecco, puoi dire con tutta serenità che tutto quello che tu vedi è stato pagato quasi completamente dal pepe. Senza il pepe probabilmente non ci sarebbe quella meraviglia. Questo ti fa capire la ricchezza enorme che ha mosso per secoli il pepe, fino a quando nel Settecento, spostandosi la rotta verso l'Atlantico, sono cambiati i percorsi. Venezia ha cominciato la sua decadenza, ma soprattutto è arrivato un nuovo modo di intendere la cucina. Prende il sopravvento la cucina francese, che valorizza di più i sapori delle pietanze rispetto a quello delle spezie, e quindi lentamente, progressivamente, l'uso del pepe scompare. Ma più che scomparire, cala la sua richiesta, cala il suo prezzo, cala il suo valore, e quindi diventa, come dire, merce più ordinaria e più vile. In realtà, quando il salame di felino viene concepito, il pepe c'è dentro, lo vedete anche qui nelle foto, si intravedono gli acini di pepe, eccoli qua. E abbiamo una testimonianza molto, molto curiosa del fatto che i gesuiti, che avevano la loro scuola, che oggi è l'Università di Parma, dietro San Rocco, avevano a San Michele Gatti una fattoria che produceva tutto quello che serviva per il mantenimento della comunità. Lì allevavano anche i maiali e per Natale erano soliti portare un cesto di salami di felino da donare al Papa. Quindi dobbiamo capire come il salame fosse uno dei salumi più preziosi e più prestigiosi che esistesse in passato. Anche per un altro aspetto, essendo realizzato con carne macinata, aveva un maggiore rischio di cattiva riuscita. Poteva esserci dell'aria, poteva esserci una cattiva fermentazione che mandava a guastare il prodotto, quindi aumentava il suo prezzo e il suo costo. Tutto questo lungo discorso, me ne scuso, non ci sono molte immagini a supporto, ma era importante per capire di che cosa stiamo parlando, perché sennò noi siamo portati a considerare il salame come un simpatico compagno di scampagnate, ma prima di arrivare lì ha vissuto una vita ben importante e signorile. Giusto appunto è il principe dei salumi. Prima di passare oltre, Giancarlo, voglio... Ti riporto la domanda di una nostra, della signora Patrizia, che chiede che cos'è lo scalco che tu hai citato prima. Oh, grazie Patrizia per avermelo ricordato, perché io ogni tanto mi dimentico di spiegare delle cose importanti. Lo scalco era una persona addetta a sovrintendere al servizio di sala dei principi. Il cuoco ormai era relegato in cucina e lo scalco doveva sovrintendere a tutta la complessa architettura del banchetto di corte, e quindi aveva il compito di regolare l'entrata dei vari cibi e di predisporre perché il banchetto si svolgesse nel modo più ordinato e pulito possibile. Quindi potremmo, fra virgolette, per capirci, considerarlo una sorta di maestro di casa o di maggiordomo della tavola. Ci siamo spostati nella seconda sala del Museo del Salame, dove troviamo una serie di cose. Soprattutto di attrezzi. Che cosa sono, Giancarlo? Ecco, sono gli attrezzi che venivano utilizzati dal Norcino per macellare il maiale, perché per affettare un salame è necessario
necessariamente prima macellare il nostro maiale. Adesso io faccio un'altra domanda a te, perché oggi sono un po' ispirato. Io ho parlato di norcino. Tu sai, Sabrina, che cos'è un norcino? Il norcino era quello che uccideva il maiale? Esattamente, ma perché secondo te si chiama norcino? Ah. Ecco, io vi dimostro che le domande non le preparo prima, nel senso che Sabrina non è che studia una parte. Io chiedo così con molta semplicità. Però ti deve venire in mente un paese che si chiama Norcia, certo, che si trova nel centro Italia e che inesorabilmente dà il nome al norcino. In realtà nel nostro dialetto si chiama massè o massalè se siamo alla bassa, cioè colui che ammazza il maiale. Ma è importante che io ti racconti questa storia, perché è una storia molto particolare e curiosa. Allora, Norcia è palesemente un paese del centro Italia, ma a Norcia c'era una importante scuola medica. E tu dici, vabbè, e che c'entra la scuola medica con i maiali? C'entra enormemente, perché fino a un determinato periodo la Chiesa ha proibito la dissezione dei cadaveri e quindi le autopsie. E allora i medici, per imparare come erano fatti i corpi, dissezionavano i maiali, che erano considerati più simili o vicini, internamente parlando, al corpo umano. Quindi i norcini erano gli addetti della scuola di medicina di Norcia che aprivano i maiali per far vedere come erano fatti internamente. Da qui il nome di norcino è andato ed è scivolato su tutti quelli che, indipendentemente dalla loro attività a Norcia, facevano lo stesso mestiere, cioè sezionavano i maiali. Che cosa succedeva? Che giunti alle soglie dell'inverno, il maiale veniva ingrassato bene, veniva trasferito sotto il focolare del forno, in modo tale che stesse al caldo e consumasse meno grasso possibile, e poi quando era il giorno particolarmente freddo e asciutto, era il giorno dell'ammazzata, l'antica festa crudele. Crudele sì, ma una festa indispensabile e fondamentale per la sopravvivenza della famiglia. Il nostro norcino era vestito col tabarro, perché c'era un freddo piuttosto forte, e girava da una fattoria all'altra usando una bicicletta. Ecco qua. Vi faccio vedere una bella immagine di Mauro Parizzi in abito da norcino sulla bicicletta del norcino. Una bicicletta che però era attrezzata con tutta una serie di strumenti. E adesso vi faccio vedere. Lui aveva una sporta con pochi attrezzi, le sue mani, la sua testa, la sua abilità, la sua esperienza, e lame e coltelli. In primo piano questo strumento, al corador, serviva per puntarlo direttamente al cuore e colpire con un colpo secco, in modo da non far soffrire l'animale e di ucciderlo sul colpo immediatamente. Esisteva un grande rispetto nei confronti dell'animale, per cui certo doveva essere sacrificato per la vita dei contadini, però non doveva soffrire inutilmente, per rispetto, ma anche perché se non moriva sul colpo, la sua carne avrebbe avuto poi sapori sgradevoli e quindi doveva essere preparata con grande cura. Il maiale, una volta ucciso, veniva lavato, bisognava togliere tutte le setole che venivano utilizzate per creare poi delle spazzole, venivano tolte le unghie che venivano utilizzate per altri scopi e veniva diviso in due mezzene che venivano sollevate, girati, e venivano sollevate sulla forca che noi intravediamo qua appesa al muro. Ecco qui, vedete questi ganci, i due arti posteriori venivano applicati a questi rampini e poi veniva sezionato in due. Una volta che le due mezzene erano state fatte con l'uso delle grandi asce
che avete intravisto in queste vetrine, dopo veniva ulteriormente suddivise le varie parti per ottenere i vari salumi. Noi oggi non ci soffermiamo su tutte le tipologie di salumi, abbiamo altri musei da visitare e avremo modo di parlarne in altre occasioni. Qui ci fermiamo a parlare un attimo del salame, invece, esclusivamente del salame. Per preparare il salame si utilizzava la parte del dorso, quindi il carré, che veniva tritato con il tritacarne, dove è sparito, eccolo qua, lo vedete qua in primo piano, e poi il trito veniva ulteriormente arricchito con il sale, con il pepe, con l'aglio e con il vino bianco. La concia ovviamente doveva riposare. Nel frattempo le donne avevano lavato abbondantemente in aceto i budelli, che dovevano venire estremamente bianchi anche grazie all'uso della neve come elemento detergente, e poi con una macchina particolare che andiamo a vedere meglio fra pochi istanti, eccola qua, veniva insaccato il salame. Ma prima di andare all'insaccatrice ci sono altre cose che dobbiamo raccontare. Giancarlo, mi viene fatta una domanda dalla signora Alice: per cosa venivano utilizzate le unghie del maiale? Normalmente venivano tritate e si facevano del concime, però in alcuni casi potevano essere usate anche per far ricavare dei piccoli manici, di piccoli attrezzi o di piccoli strumenti, come se fossero degli oggetti d'osso, ma di piccole dimensioni. Bene, quindi stiamo parlando della macellazione, la preparazione del salame. Ecco, di questo abbiamo parlato. Ci hai detto molte cose, però non ci hai detto perché il maiale si chiama così. È brava. È vero, mi sono dimenticato di dirtelo. Allora, brava, grazie Sabrina. Il maiale si chiama così in onore di Maya. Chi è Maya? Maya è la divinità che sovrintende alla rinascita della natura. È la divinità dei romani e che viene celebrata proprio in primavera. Ora, attenta perché è un passaggio molto interessante. L'uomo antico è cosciente che nel momento in cui ruba una vita alla natura sta facendo qualche cosa che non è giusto fino in fondo, e quindi ha bisogno di risarcire la natura. Che cosa succede? Il primo maialino nato viene preso, viene cotto nella sua interezza così com'è, pensate alla porchetta, e viene offerto agli dèi che devono propiziare l'abbondanza. Nel mondo antico gli dèi si nutrono del fumo e gli umani poi si mangiano quello che rimane, cioè la carne. Ecco da dove nasce la porchetta. La porchetta, che è una tradizione del centro Italia, nasce proprio dallo spirito dell'uomo di risarcire la natura per privarla delle sue nuove giovani vite. Nel momento in cui la prima viene offerta in sacrificio, le altre rimangono evidentemente a disposizione dell'umanità. Maya dà il nome al maiale. Però adesso la domanda la faccio io a te. In realtà il maiale ha molti nomi, e nel nostro territorio, quando il maiale veniva ucciso, aveva un nome diverso da quando era vivo. Tu sai come si dice Sabrina maiale in dialetto parmigiano? Gosen? Il gosen. La pronuncia. Al gosè, cioè l'animale con il gozzo, e va benissimo. Sì. Ma quando il maiale è morto, nel momento in cui è stato ucciso, cambia nome. Diventa Animel. L'animale per eccellenza, quello che permette alla famiglia contadina di sfamarsi e di sopravvivere ai rigori dell'inverno. Ecco il grande segno di attenzione e di rispetto della cultura contadina nei confronti del maiale. Bene, allora in fondo alla sala vedo che c'è un'altra porta. Sì, infatti io sono già entrato più veloce di te, sì. E ti ho portato in questo ambiente piccolo e suggestivo dove si vede una grande
macchina insaccatrice che permetteva di produrre i salami. E che viene proprio, non so se il presidente Boschi è ancora con noi e me lo conferma, ma mi pare che venga proprio dal salumificio Boschi. Presidente ci ha salutato. Ha salutato, comunque mi pare di ricordare bene, è una macchina di grandi dimensioni che permetteva di produrre un certo numero elevato di salami. Questa sala ci racconta come Felino nel corso dell'Ottocento diventa un importante centro di produzione dei salami e si afferma proprio questo particolare prodotto, che ha una caratteristica rispetto agli altri salami, quello di una carne estremamente dolce, con un trito di medie dimensioni, con la presenza del pepe, di cui vi ho già detto e non mi dilungo oltre, ma che aveva un pregio gastronomico abbastanza elevato, per cui il salame di Felino è già citato nei manuali di gastronomia dell'Ottocento fra le specialità più significative tra gli insaccati. Qui vedete alcune immagini di aziende di produzione di Felino tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e questa grande insaccatrice che è un po' la Ferrari del salame, che ci fa vedere come venivano prodotti i salami all'epoca. Poi c'è una cosa qua che anche tu intravedi, ed è questa bella immagine pubblicitaria, una bella pubblicità di un'azienda che oggi purtroppo non esiste più, l'industria alimentare Gino Tanzi, disegnata negli anni 40 da Gino Boccasile, dove puoi vedere questa simpatica signora padana, bella prosperosa, che ha in testa una scatola di conserve di pomodoro, ma soprattutto tiene in mano un piatto colmo di fette di salame, seduta sul placido maialotto che la sorregge. Questo ci fa capire, come dire, lo stile, lo spirito con cui fino alla metà del Novecento la comunicazione e la pubblicità raccontavano questi prodotti. Oggi evidentemente le cose sono molto cambiate e sono molto diverse. Prima di passare oltre, scusami Giancarlo, ho una domanda di Andrea Rastelli sulla stagionatura. Sì. Magari vuoi tornare a parlarne? Ma in realtà non ne ho parlato, per cui grazie ad Andrea per avermelo ricordato. In realtà la stagionatura è variabile e dipende anche dal periodo dell'anno. Diciamo che può variare da 9 settimane, ma arrivare fino a 6, 7, 9 mesi. Ovviamente dipende dai gusti anche personali. Ci sono persone che amano il salame con l'olio, quindi particolarmente stagionato e asciugato, ci sono persone che lo preferiscono più morbido. Resta il fatto che, a differenza di altri salumi costituiti da masse intere, il salame, proprio perché è fatto a base di carne trita, ha una stagionatura molto più rapida e molto più veloce. Il prosciutto non può stare meno di un anno, ma può anche maturare 2 anni o 3 anni. Il salame, dopo un certo numero di mesi, diventa oggettivamente difficile da gustare. Però ecco, è un problema di gusti personali. Certo, poi c'è Dircere Berberi, che ricorda che il padre appunto faceva il norcino, si ricorda il tabarro, la borsa degli attrezzi, l'ha visto parecchie volte, la lavorazione del maiale, quindi insomma un ricordo del padre. Grazie. E poi invece ci fa molto piacere, perché c'è, vedi, molta partecipazione stasera sul salame, sul tema del salame, si vede che piace molto a tutti. Ma vedi, è una cosa molto importante, perché devi capire, Sabrina, che non esiste un libro che dice come deve lavorare il norcino. Per migliaia di anni i norcini hanno trasferito le loro conoscenze da maestro ad aiutante nel corso delle generazioni, senza perdere competenze e conoscenze. Guarda che è una cosa di una straordinarietà unica, talmente legata alla sopravvivenza dell'uomo, che questo mestiere si è tramandato per migliaia d'anni senza un testo, senza un manuale, senza delle regole, regole scritte intendo, ma delle regole fortissime. Se ti sbagliavi buttavi via tutto ed era un disastro. Quindi
ci voleva una grande competenza, una grande umiltà per imparare, una grande capacità di capire le cose. I Norcini hanno attraversato i millenni e hanno portato fino a noi una civiltà che, pur essendo cruenta, era comunque rispettosa nei confronti dell'animale. Ecco, prima di lasciarti nuovamente la parola, c'è poi Don Desmo che dice che le abbiamo fatto venire voglia di salame, quindi appena arriverà a casa si taglierà due fette di salame. Allora, lo possiamo fare tutti, perché ormai l'ora è abbastanza grossa. Sta vicino all'ora di cena, esatto. È vicina. Io adesso vi farei vedere, dopo avervi parlato del norcino e di come lavorava, vi farei vedere come si fa invece il salame oggi, che è una cosa che non tutti conoscono. Entriamo in punta di piedi, ma con grande rispetto, in un luogo dove si fa il salame e scoprirete che, anche se oggi c'è l'acciaio, se è tutto perfettamente igienico, senza le mani non si combina ancora molto. Proviamo a vederlo insieme. Ecco, la movimentazione viene aiutata dalle macchine per ridurre la fatica inutile, però vedete che la carne è preparata prima, scelta, estremamente pulita e poi viene macinata, oggi in grandi quantità, una volta con un piccolo tritacarne. Viene aggiunto il sale, il pepe, il nitrito, l'aglio e il vino bianco. Il nitrito è un conservante inesorabilmente. Vedete anche gli acini di pepe che girano. Il salame viene a maturare all'interno delle budella di maiale, quindi anche il suo contenitore naturale. E qui vedete questa arte magica di riempire il budello uno per uno a mano. Non si può fare diversamente. E voi capite che se lì entra dell'aria quel salame verrà buttato, quindi ci vuole ancora grandissima abilità. Il budello viene spazzolato per favorire la presa da parte delle muffe nobili che vivono in cantina e che poi consentiranno di predigerire la carne e di trasformarla in quella cosa che a noi piace tanto. Ecco, guardate anche l'abilità di queste persone che a mano, con lo spago, legano uno per uno manualmente il salame. Non c'è un sistema per farlo a macchina. E non è solo un vezzo e non è soltanto un modo per rappresentarlo, ma è fondamentale, perché se la corda non lo sorregge, la stagionatura va a rompere il budello e quindi distrugge il salame. La tracciabilità oggi è importante, il presidente Boschi ci ha parlato del ruolo del consorzio nella tutela della qualità del prodotto, ed è fondamentale anche questo. Esistono dei produttori che si sono consorziati per garantire la qualità del loro prodotto a vantaggio dei consumatori e ovviamente anche di chi lo produce. Immaginate questa scena nella formella del battistero e poi in cantina, vedete quella muffa bianca chiara che favorisce la trasformazione e la maturazione del salame. Ecco, ci siamo fermati, siamo tornati sui nostri passi, ma vediamo, eccoci di nuovo qua. Abbiamo visto tutto, Giancarlo? Ma no, tu vorresti che noi vedessimo tutto, ma se noi vedessimo tutto,
non ci sarebbe più una ragione al mondo per tornare a visitare i musei. In realtà ci sono delle cose divertenti. Nella sala, io sto tornando sui miei passi, c'è una cosa molto curiosa. Sai come venivano chiamati i militari dell'esercito del Ducato di Parma? No. No, non lo sai. Erano chiamati salamari per una ragione molto semplice. Non hanno mai combattuto una guerra, beati loro, e mangiavano delle grandi fette di salame, come evidentemente abbiamo voglia di fare noi adesso, fra poco. Ma voglio chiudere il nostro giro con questo personaggio qua, che vediamo un po' di tre quarti, che è il primo ministro Dutilleux, primo ministro di Don Ferdinando di Borbone, di Don Filippo prima e di Don Ferdinando dopo. Dutilleux aveva fatto una serie di studi per incrementare l'allevamento del maiale nel territorio parmense e era stato insignito del titolo di Marchese di Felino e se ne era uscito con questa frase, con la lingua ufficiale dell'epoca, il francese: voilà, je suis marquise d'un pays de saucisson. Sono diventato marchese di un paese di salami. Pensate addirittura che titolo che mi hanno appioppato. Lui veniva anche al castello di Felino con la marchesa di Malaspina, che era anche sua amante, una gran signora. Evidentemente si divertiva molto all'idea di essere il marchese dei salami. Però tutto questo ci deve fare in qualche modo sorridere, ma ci deve anche far piacere, perché lui che veniva dalla Francia evidentemente apprezzava anche il salame. E a questo punto io mi fermerei qui, invitando, quando sarà possibile, ritornare ad aprire le porte dei musei, a scoprirlo e a gustarlo magari in prima persona. Questo ce l'auguriamo tutti. Giancarlo, ti sono arrivati tantissimi complimenti. C'è qualcuno che ci chiede come rivedere il video. Il video lo si potrà rivedere sulla pagina Facebook di Gazzetta di Parma. Lo si potrà vedere anche nel canale YouTube dei Musei del Cibo, giusto? Esattamente. Ma noi facciamo anche una cosa in più. Ovviamente chi vuole tornare a rivedere le cose sarà graditissimo, però noi invitiamo i nostri amici e ospiti che ci seguono ormai con grande attenzione, e li ringrazio di questo, a tornare con noi fra due settimane, quando andremo a visitare un altro museo, il Museo del Culatello, che ha in comune con il salame proprio un ingrediente, oltre al maiale evidentemente, che è il pepe. Per cui torneremo a parlare di pepe, ma parleremo evidentemente di tante altre cose molto divertenti e curiose. Quindi per chi vorrà essere con noi, Sabrina, lo lascio fare a te. Ci rivediamo il... Noi ci rivediamo il 30 di marzo, però c'è un'ultimissima domanda, Giancarlo, stasera. Le domande abbondano. Alice chiede... ti chiede di poter ripetere da dove deriva il termine salso maggiore, salso minore. Beh, salso deriva da sale. Possiamo ricordare questo ad Alice, che in epoca preromana c'era una tribù di Galli, di Celti quindi, che viene denominata dai romani Galli Celelati. Celelati sono i Celti del alos in latino vuol dire sale. Salso maggiore è il nome della località, salso maggiore o salso minore, legata al sale. I celelati sono i galli del sale, sono quelli che estraggono l'acqua, la fanno bollire e ne ricavano il sale. A ricordarci come questa attività sia antichissima e affondi veramente nella notte del tempo. La presenza del sale fu veramente molto forte. Pensate semplicemente al ruolo che ebbe la famiglia dei Pallavicino, che riuscì a impadronirsi di buona parte delle sorgenti di acqua salata, che costruì i castelli del sale e che permetteva il traffico del sale dalle colline di Salso, maggiore o minore, fino al Po, dove all'antica corte pallavicina avevano la dogana e dove il sale veniva
imbarcato per essere esportato lungo il Po. Di questo parleremo quando andremo la prossima volta a visitare il Museo del Culatello, perché evidentemente lo intuite, il maiale è lo stesso, anche se il salume è diverso, e ci sono delle storie in comune. Però il sale ha un ruolo epocale. Senza la presenza di Salsomaggiore, probabilmente la nostra vita oggi, la realtà anche agroalimentare del Parmense, sarebbe completamente diversa. Anche se oggi non si usa più necessariamente il sale di Salsomaggiore, si usa il più economico sale marino, però nel corso dei millenni è stato fondamentale. Bene, allora speriamo di aver sciolto i dubbi di Alice. Giancarlo, io ti ringrazio, ringrazio tutti voi che ci avete seguito stasera. L'appuntamento è martedì 30 marzo, sempre alle 18, sulla pagina Facebook di Gazzetta di Parma, dove andremo a visitare virtualmente il Museo del Culatello di Zibello. Grazie e buona serata. Grazie per averci seguito. A presto.